Un saluto a tutti. L'ultimo sondaggio su Telegram ha visto la vittoria dei presunti incontri tra Marina Militare e Mostri Marini, ma prima di iniziare volevo ringraziarvi per il vostro supporto su TP e per il raggiungimento dell'obiettivo mensile che mi permetterà di realizzare 3 video durante agosto. Ma ora cominciamo con una storia che mi colpì molto e che lessi quando ero bambino. Si tratta di un articolo contenuto in un volume di appendice chiamato Curiosità e attualità scientifiche della raccolta Gli animali, pubblicata dai fratelli Fabbri Editori nel 1966. A pagina 107, con il titolo Il grande serpente di mare, era presente una testimonianza dichiarata come tratta dal giornale di bordo del capitano von Forstner, comandante del sottomarino tedesco U-28 durante la Prima Guerra Mondiale. Il 30 luglio il nostro U-28 speronò nell'Atlantico Nord il vapore britannico Iberia di 5.233 tonnellate, carico di mercanzia pregiata. La nave misurava circa 180 metri di lunghezza. Colò a picco rapidamente e 25 secondi dopo la sua scomparsa, la nave esplose. Relitti del naufragio furono spinti fuori dall'acqua e proiettati in aria fino a 20-30 metri. Fra questi relitti notammo un immenso animale marino che si dibatteva con violenza. Ci trovavamo in sei sul ponte e fissammo tutti la nostra attenzione su questa meraviglia dei mari, ma la visione fu troppo rapida per permetterci di prenderne una fotografia, perché l'animale disparve in acqua 10-15 secondi dopo. Misurava circa 20 metri di lunghezza e assomigliava a un gigantesco coccodrillo con quattro arti a forma di pagaia e una testa lunga e appuntita. La spiegazione di questa apparizione mi sembra piuttosto chiara. Il mostro era stato coinvolto nell'esplosione della nave ed era saltato in aria con tutti i relitti. Dopo aver riportato la dichiarazione di von Forstner, l'autore dell'articolo terminava aggiungendo che durante le settimane che avevano preceduto il solloramento, anche molte navi inglesi avevano segnalato la presenza del mostro in quei paraggi e non si poteva certo supporre una complicità tra tedeschi e inglesi. Questa storia mi aveva sempre affascinato sia per la sua presenza all'interno di un giornale di bordo, quindi un documento ufficiale, sia per il fatto che anche la marina inglese aveva segnalato un animale insolito in quel tratto di mare. Mancavano però diversi dettagli, come ad esempio quale fosse più precisamente il tratto di mare in questione. Per provare a ricostruire la storia dovete attendere però molto tempo, perché prima dell'avvento di internet e della messa online di ogni tipo di archivio immaginabile, risalire alle fonti originali era un'impresa al limite dell'impossibile. Quanto segue è quello che sono riuscito a ricostruire sino ad ora. Le fonti primarie del racconto sono tre articoli, pubblicati uno a ridosso dell'altro tra l'autunno 1933 e l'inverno 1934 da diversi quotidiani tedeschi. Nello specifico, la versione riportata nel volume della collana Gli animali sembra essere la traduzione abbastanza fedele della versione apparsa sul Badische Presse del 20 dicembre 1933. In quegli anni si era in piena febbre da mostra di Loch Ness e sulle pagine del Deutsche Allgemeine Zeitung del 19 ottobre il noto comandante di sottomarini Georg Günther von Forstner firmò un articolo sul celebre presunto abitante del lago scozzese, aggiungendo che doveva trattarsi dello stesso animale da lui osservato quasi 20 anni prima. E qui si apre una cornice storica di fatti incontrovertibili, che sono i seguenti. Il pomeriggio del 30 luglio 1915, a largo delle coste irlandesi, non lontano da Fastnet Rock, dove si erge il famoso faro, il sottomarino U-28 silurò e affondò il piroscafo mercantile britannico Iberian, capitanato dall'irlandese Thomas Bishop Iago, mentre stava compiendo la rotta tra Boston e Manchester. Le vittime furono 7, per un totale di circa 60 persone a bordo. Ciò che invece è meno certo dal punto di vista storico è quanto accadde secondo la testimonianza di von Forstner. Va detto comunque che diversi dei dubbi avanzati in merito da alcuni cosiddetti debunker sono poco indicativi. Ad esempio il fatto che il comandante avesse indicato la lunghezza dell'Iberian a quasi 180 metri, mentre invece ne era lunga 133, o che, quando la storia cominciò a essere riportata in lingua inglese da vari autori, presentava delle differenze tra una versione e l'altra. Questo però è normale perché, come si è detto prima, in origine la notizia fu pubblicata da almeno 3 quotidiani tedeschi diversi. E i dettagli variano in base a quale di questi articoli fu utilizzato come fonte per la traduzione. Ma in generale gli elementi di base restano sempre gli stessi. Un altro dubbio avanzato fu che, visto che all'epoca il mostro di Loch Ness era famoso in tutto il mondo e in Germania si era da poco affermato il Partito Nazionalsocialista,
la stampa avrebbe potuto inventare la storia per dimostrare che l'esercito tedesco non solo aveva incontrato il mostro, ma lo aveva anche sconfitto. A un'idea del genere potrei rispondere che secondo me è una cagata pazzesca, ma mi limito a dire che la notizia fu riportata anche dal Deutsche Freiheit del 22 dicembre, l'ultimo giornale dell'epoca rimasto non nazista in tutta la Germania. Prima di passare invece ai dubbi più che legittimi, che purtroppo non mancano, vediamo come la storia si è arricchita con il passare del tempo. La prima traduzione inglese dell'accaduto fu pubblicata da Rupert Thomas Gould, ex tenente comandante della Marina Reale Britannica, esperto mondiale nel campo dell'orologeria e anche grande appassionato di avvistamenti di mostri marini. Gould era in corrispondenza con von Forstner e nel suo libro The Loch Ness Monster and Others del 1934, a pagina 187 riportò la traduzione dell'articolo apparso sul Deutsche Allgemeine Zeitung del 19 ottobre. Successivamente, nel 1935, uscì l'edizione tedesca del suo libro The Case for the Sea Serpent, che riportava note aggiuntive dello stesso von Forstner accreditato come coautore dell'opera. Sommando tutte le informazioni disponibili alla narrazione iniziale degli eventi, possiamo aggiungere questi dettagli. Gli altri 5 membri dell'equipaggio che osservarono il mostro furono l'ufficiale di guardia Dickman, l'ufficiale di macchina Romais, il direttore di macchina Zimmer, il navigatore Parrish e l'esperto marinaio Bartels. Inoltre, la creatura fu osservata anche dal sommergibilista Robert Maas. Emerse poi quello che secondo me potrebbe essere un dettaglio importante e sul quale torneremo in seguito. Von Forstner disse che Romais osservò il mostro in pieno sole attraverso potenti lenti. Passiamo ora ai veri buchi di trama della vicenda. Il primo è che, a dispetto di quanto riportato dal volume della raccolta Gli animali, la storia non è tratta dal diario di bordo di von Forstner, ma dagli articoli pubblicati nel 1933. Possiamo infatti dire con certezza assoluta che l'episodio non fu riportato nel diario di bordo, che per prassi dell'epoca veniva battuto a macchina a ogni rientro in porto e consegnato al comandante di flottiglia, e che assieme a tanti altri documenti di questo tipo è sopravvissuta ai nostri giorni. Nella pagina relativa all'affondamento di Liberian, il comandante riportò che il sommergibile aveva sparato 11 colpi mentre inseguiva il piroscafo in fuga, il quale fu colpito 2 volte e affondò con un carico di cellulosa. Aggiunse anche di aver trovato 2 feriti nelle scialuppe di salvataggio e di aver fornito bende per curarli. Sovrastimò il numero dei passeggeri, dicendo che c'erano 70 o 80 uomini in 6 scialuppe, e che 4 uomini erano morti a bordo. Non fa però menzione né a una detonazione sottomarina, né a rottami lanciati in aria, né a un grande animale simile a un coccodrillo. La cosa di per sé potrebbe anche non essere particolarmente rilevante. I motivi per decidere di non segnalare l'accaduto possono essere stati diversi, e nel corso della storia ci sono stati sia capitani che hanno deciso di riportare episodi simili, come nel caso del gronco gigante dell'Amfoli, a cui rimando al link in scheda, e che hanno deciso di non farlo, come nel caso dell'avvistamento da parte dell'equipaggio della nave da guerra inglese Daedalus, avvenuto il 6 agosto del 1848, la cui veridicità a livello di episodio è assolutamente certa e che di fatto fece riaccendere l'interesse verso il serpente di mare in tutto il mondo. Ma di questo magari vi parlerò in un video futuro. Comunque, von Forstner non cita l'episodio nemmeno successivamente nel suo libro di memorie di comandante di sottomarini uscito nel 1917 e che fu tradotto anche in italiano, e attese quindi quasi 20 anni, in concomitanza con l'esplosione del caso del mostro di Loch Ness, per raccontare questa storia. Un altro dettaglio che mi aveva sempre affascinato era il fatto che, poche settimane prima dell'incidente, anche le navi inglesi avevano osservato il mostro. Purtroppo però questo sembra non essere avvenuto né poche settimane prima né il giorno stesso dell'affondamento dell'Iberian. Infatti, perlomeno a quanto ci è attualmente dato di sapere in base alla documentazione disponibile, nessuno dei superstiti dell'Iberian fece mai riferimento né a un'esplosione sottomarina né alla comparsa di uno strano animale. In pratica, l'unico testimone ad avere dichiarato la cosa sembra essere stato von Forstner, che non ha mai potuto trovare conferma tra gli altri presenti, perché nessuno dei membri dell'equipaggio dello U-28 sopravvisse alla guerra, tranne Robert Maas, che però non parlò mai di un mostro marino. Forse una vaga idea di quello che doveva essere l'aspetto dell'animale si può avere da un'illustrazione che von Forstner aveva fatto pubblicare sulla rivista Königliche Illustrierte Zeitung del 10 febbraio 1934. Non dichiara però se l'artista avesse lavorato con la sua supervisione o quanto fosse accurata la sua rappresentazione della creatura.
ma cercare di dare un'identità a questo animale mi sembra abbastanza inutile. I fatti avvennero in acque irlandesi, da dove non provengono praticamente altre segnalazioni del genere. In quelle acque un rettile avrebbe problemi di termoregolazione e dovrebbe salire in superficie abbastanza frequentemente per scaldarsi ai raggi del sole, e in questo caso è probabile che sarebbe già stato scoperto e classificato da tempo. C'è anche chi ha avanzato l'ipotesi che potesse trattarsi di un coccodrillo o di un mostro marino trasportato per qualche motivo dalla stessa Iberian, ma mi sembra un'ipotesi sin troppo surreale. In genere i critici sono portati a credere che von Forstner si sia inventato tutta la storia, che quindi non sarebbe altro che una messa in scena. Personalmente posso anche concedere il beneficio del dubbio alla buona fede del comandante, forse l'unico ad aver osservato realmente qualcosa fu Romais attraverso il binocolo, e credendo di aver visto uno strano animale, potrebbe averlo riferito agli altri membri dell'equipaggio, che sul momento ritennero la cosa poco importante. Soltanto in seguito, con l'esplosione del caso del mostro di Loch Ness, von Forstner si sarebbe ricordato di quanto avvenuto e avrebbe deciso di raccontarlo. Ma qualunque cosa sia effettivamente successa quel giorno, secondo alcuni, 3 anni dopo il mostro fu vendicato da un suo collega. Siamo nell'aprile del 1918 e una corvetta inglese di classe Flower, la Coriopsis, avvistò in acque scozzesi il sottomarino tedesco UB-85. La corvetta sparò al sottomarino che tentò di immergersi, prima di risalire poco dopo in superficie per arrendersi. Fin qui nulla di particolarmente strano. L'UB-85 stava ricaricando le batterie ed era stato sorpreso dal nemico. Era notte e la Coriopsis era una nave costruita per assomigliare a un mercantile, il che potrebbe avere confuso l'equipaggio del sottomarino. Apro una parentesi veloce: durante la Prima Guerra Mondiale la Germania, per sopperire all'inferiorità della sua flotta navale, comparata con quella inglese e francese, puntò molto sui sottomarini, che possedevano però un limite di autonomia dovuto alla doppia natura dei loro propulsori, diesel per la navigazione in superficie ed elettrici per quella sott'acqua. Un motore il più silenzioso possibile era infatti indispensabile per eludere gli idrofoni, ma aveva un'autonomia limitata. Per questo motivo, per ricaricare le batterie, era necessario sfruttare la propulsione diesel durante le fasi di navigazione in superficie, rendendo però il sottomarino vulnerabile alla vista. Stando allo storico e archeologo navale Innes McCartney, l'equipaggio dell'UB-85 era inesperto e sembra probabile che, come riportato anche nel database, i danni causati dagli spari o un portellone non correttamente sigillato abbiano impedito al sottomarino di immergersi. Tutti i 34 membri dell'equipaggio sopravvissero e furono catturati. Esiste però anche una versione della storia più insolita. L'equipaggio abbandonò il sottomarino e fu fatto salire a bordo di altre pattuglie che si trovavano in zona. Una di queste era la nave Valorous, che raccolse il tenente comandante Gunther Kretsch. 2 notti prima, disse, il sottomarino era in superficie per ricaricare le batterie. La luna era alta e io ero molto nervoso. Potevamo essere facilmente avvistati da qualunque nave nemica di pattuglia. Senza nessun tipo di preavviso, una strana bestia iniziò ad arrampicarsi sul ponte. Il grande peso dell'animale ci inclinò a dritta. Eravamo in pericolo di imbarcare acqua attraverso un portellone aperto e affondare. Questa bestia aveva grandi occhi incastonati in una sorta di cranio cornuto. Aveva una testa piccola, ma con denti che potevano essere visti scintillare al chiaro di luna. Ogni uomo di vedette iniziò a sparare. Aveva fatto presa sul supporto del cannone anteriore e non lo mollava. Dopo una lotta feroce, durante la quale la nave fu quasi sommersa, la bestia si lasciò cadere di nuovo in mare. Sfortunatamente il sottomarino era ormai così danneggiato da non poter più immergersi. Così come nel caso dell'U-28, non troverete traccia di questo racconto in nessun diario di bordo o rapporto ufficiale, ma nemmeno in un libro di memorie o qualunque altro articolo scritto in prima persona dal capitano Gunther Kretsch. La storia, infatti, così come è stata raccontata, è comparsa per la prima volta, a quanto ci è attualmente dato di sapere, nel libro del 1977 Sea Monsters, a Collection of Eyewitness Accounts, della nostra ormai vecchia conoscenza James B. Sweeney, che come sappiamo aveva riportato anche la controversa testimonianza del cargo Curanda attaccato da una medusa gigante, che rimando al video che lascio in scheda. E anche in questo caso, come in quello precedente, la fonte di Sweeney rimane sconosciuta. In futuro potrebbero comunque esserci nuovi sviluppi. Infatti nell'ottobre del 2016, durante il monitoraggio del percorso di un cavo elettrico sottomarino, fu scoperto il relitto di un U-Boat identificato proprio con l'UB-85. Difficilmente però saranno condotte indagini ulteriori. Anche in questo caso mi sembra inutile fare supposizioni sull'identità del presunto animale.
anche perché gli unici che conosco con l'abitudine di salire ogni tanto sui sottomarini emersi per riposarsi un po' sono leoni marini e trichechi. E per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like e lasciare un commento. Se vi va seguitemi anche su Telegram e Instagram e se volete 3 video anche a settembre supportatemi su TP. Ringrazio infine Gabriele per avermi regalato i libri Bacai Beats e Sea Monsters on Map. E per oggi è tutto, ciao!